può fare una battaglia ecologica a suon di parolacce, non sto parlando della volgarità dilagante in Parlamento da 30 anni a questa parte. Voglio raccontare invece una storia straordinaria, quella di un'associazione romagnola che si batte da decenni contro l'inquinamento nell'Adriatico e ha scelto un nome che affronta il problema di petto. Basta merda in mare. In mare è un efficacissimo nome che l'associazione forse più a caratteristica di questa zona, cioè di Rimini, si è data con uno scopo ben preciso, cioè di convincere, di sensibilizzare l'opinione pubblica e quella politica di un problema esistente nel nostro territorio. 1985, stavo correndo in spiaggia col mio cane, che era un pastore tedesco. Fatto sta che il mio cane si è ritardato rispetto a me e si è aperto una voragine con lo scarico. Io sono dovuto andarlo a salvare, tirarlo fuori dal liquame. Dalla famosa corsa in spiaggia del veterinario ed ecologista Sergio Giordano sono passati quasi 30 anni. Non tutti erano convinti di adottare un nome così schietto, perché la preoccupazione era quella che di non essere presi sul serio. Tappezzammo la città con dei manifesti shock, con le analisi dell'acqua prelevata proprio qui alla fosse dell'Aosta. Te lo ricordi, Carla? Certo, come lo ricordo. Siamo andati, sono andata io personalmente poi dall'assessore all'ambiente a portare tutto il contenitore. Andrea, io abito a Roma e vengo qui ogni estate in vacanza. Quando nel 2020 questi progetti saranno finiti, cosa troverò di cambiato? Cosa ci sarà di nuovo nel mare di Rimini? Ci sarà una città unica in Italia che non scaricherà a mare le acque in caso di forti piogge, le depurerà, le pulirà. Quindi nel 2020 probabilmente saremo l'unica città grande affacciata sul mare che ha un sistema compiuto di depurazione delle acque. La maggior parte delle regioni sono fuori legge e l'Italia è sanzionata dall'Europa. E i cittadini che vivono sulle coste si stanno svegliando, nelle Marche, in Puglia e presto anche in altre regioni sorgono comitati Basta Merda in Mare, a cui l'associazione dona logo e know-how. Le fogne sono l'infrastruttura portante su cui costruire la sostenibilità ambientale, economica e sociale di una città, soprattutto se di mare, e non così per caso appoggiata sul mare.